Non sempre è colpa dell'alta velocità, forse le strade hanno qualche percentuale di responsabilità. Diciamo che le strade hanno una grossa percentuale di responsabilità, in quanto la nostra viabilità, che è questa 106, che per ormai la mole di traffico sono inadeguate allo scorrimento del normale flusso di traffico che noi oggi abbiamo. Visto che ormai nelle famiglie ci ritroviamo tutti con due o tre macchine, quindi è aumentata in maniera sensibile diciamo, il flusso, il traffico su questa viabilità che purtroppo è inadeguata. Inadeguata sia dal punto di vista della larghezza stradale, sia dal punto di vista di alcune, diciamo, anche dal punto di vista della pavimentazione Quindi agli stradale. automobilisti che cosa possiamo consigliare? Agli automobilisti il consiglio che noi possiamo dare è quello di percorrerla con grande prudenza, anche perché dico, la prudenza deve essere doppia, perché su questa stradale sono stati creati alcuni passaggi, alcuni inserimenti sulla strada che vanno sensibilmente e aumentano in maniera diciamo, Considerevole. considerevole il problema che è quello che riguarda diciamo, la sicurezza stradale. Vorrei innanzitutto ringraziare pure Don Giovanni che è sensibile a questa problematica, sensibile ai problemi che attanagliano soprattutto la gente, il problema della sicurezza che ormai voglio dire, È impellente. c'è troppa movimentazione voglio dire, da un paese all'altro, quindi questa insicurezza sulla strada aumenta sensibilmente. Quindi voglio fare anche un appello alla provincia, che è l'ente, alla provincia e E allo magari anche Stato, alla regione. alla regione no perché di competenze ne ha poche, ma soprattutto allo Stato e all'ANAS soprattutto, di avere un occhio particolare per questa viabilità. Viabilità che è importante per tutta la fascia ionica. Una fascia ionica che senza trasporti, senza mezzi di trasporto perché sono sensibilmente ridotti, e senza una viabilità adeguata al flusso non si può né creare turismo né creare occupazione, quindi né creare quello sviluppo che da altre parti d'Italia è stato creato. Quindi faccio ancora un appello sia alla provincia di avere una grossa sensibilità su questa arteria, che è un'arteria importante per la Ionica, e allo Stato di avere sempre più Un occhio di un riguardo. occhio particolare su questa zona ionica che da un certo punto di vista è degradata e depauperata anche dalla mancanza di infrastrutture.